Ciao ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo episodio di Carriera. Ragazzi, sono già passate 2 settimane dall'ultima volta che abbiamo registrato, tra tesi, esami, ragazzi, è un casino totale. Sì ragazzi, però ci teniamo a finire quest'ultima stagione. Probabilmente gli ultimi episodi di quest'ultima stagione usciranno praticamente a giugno, metà giugno, fine giugno. Però comunque ci teniamo perché questa stagione l'abbiamo iniziata, vogliamo vedere in Champions League come ce la caviamo e quindi non possiamo fermarci ora. Io volevo un attimo, ecco, ricordarmi la scorsa volta cosa è successo. Io non ricordavo di aver perso in Champions League. Eh sì, invece. Non ricordavo per niente. Non ricordavo per niente questa sconfitta in Champions. E quindi bisogna fare molta attenzione perché con un pareggio e una sconfitta dopo 2 giornate non siamo messi molto bene. In campionato idem, siamo comunque, è vero, tutti là a livello di gruppone di squadre attaccate. Atalanta però quest'anno è imbattibile. Abbiamo un episodio tra l'altro complicato, bro, perché abbiamo il Napoli come prima partita, poi sì, c'è il Porto in Champions, simuleremo le due, penso, di qualificazione. Anche se potremmo giocare proprio, guarda, vedendoci giusto i gol, se ci sì, sono. Sì, sì, faremmo soltanto i gol, un taglio molto rapido. Magari con Italia-Francia ce la potremmo pure giocare, anche perché la prima abbiamo fatto, abbiamo persa. E quindi rischiamo di non qualificarci agli europei e sarebbe un attimo un po' cringe. Magari giochiamo quella con la Francia e non questa qui con la Finlandia, e poi giocheremo sicuramente Lazio e anche Porto. Ragazzi, mese complicato, c'è anche l'Atalanta. Io direi che possiamo subito andare in campo contro il Napoli. Ed eccoci qua, ragazzi, nel nuovo, il nuovissimo Pierluigi Penso. Tra l'altro, fra, abbiamo cambiato lo stadio 3 volte. Sì. E, cioè, in realtà no, 2 volte, mi sa, perché siamo partiti da un primo stadio. Poi un secondo. Un secondo e poi un terzo. Dai, ci sta, è un po' irrealistico. Beh, siamo in Champions League. Noi sappiamo anche come nella realtà per giocare in Champions League devi avere un certo tipo di stadio. Non puoi giocare in Champions League se hai uno stadio con 2000 posti. Perciò era obbligatorio. Comunque, diciamo che è stata una cosa un po' realistica, è stato anche divertente cambiare stadio. Ragazzi, questo Napoli con Reinier, Almada, chi caspita sono? Ma chi sono? Ah, Van de Beek però interessante, anche Pepe, che mi sembra sia il miglior marcatore di questa stagione. Ma a me non sembra male sto Napoli. Attenzione a Pepe sulla fascia. Madre de Dios, Pepe il tiro! Vabbè, raga, campione no! Deviata, posso? Sì, deviata, ma non è campione, raga. Il tiro di Pepe, vabbè, non voglio vederlo. No, vabbè, vediamo, dai. Ma è stata deviata, dai, dimmi che è stata deviata, sennò veramente. Ah, Tomori. Vabbè, subito loro in vantaggio, si era visto che erano partiti forti. Karim Adeyemi, The Dream. The Dream. The Dream. Dai, Dream! Sta a terra! Dream! Ah, perché ho fatto quella mezza cagata nel pallone. Dovevi fare un tiro potente lì. No, Tomori, no, vuoi segnanzu. Aps. Pepe, quanto caspita è forte, appoggio dietro. Vabbè, raga. 2-0. Bella. Adeyemi di testa. Sa solo tuffarsi in modo strano, ma colpirla manco. E vabbò, dai. Basta questo Pepe. Ma dai, ma quanto giocano forti. Lo compriamo, eh. Ma attaccano con una cattiveria agonistica, una roba. Bravo Bastoni. Che sale pure. Che ce ne frega. Basto. Basto. Cado! Ramiro! Ma vabbè, Bastoni! Diciamo che non ho voluto rischiare di tirare con Bastoni, che comunque. Ma sai che col passaggio te la sei rischiata? Me la sono rischiata, ma ho fatto in mezzo ai piedi. Un istante talmente strano che non se l'aspettava manco FIFA. È passato in mezzo ai piedi del numero 2, guarda qua. Pelo pelo, mamma mia, e poi Cano col destro. Bel tiro, buono. Anche, diciamo, il fatto di aver messo Cano sulla destra, che c'ha 5 stelle piede debole, a vantaggio, perché sicuramente la probabilità di fare gol di destro con Cano è maggiore di farlo con Adeyemi. 2-1, partita frizzantissima, già 3 gol in 20 minuti, mamma mia. Frimpong, non rischiartela. Madonna, Frimpong, pure Tomori. Pepe, mamma mia, se le allunga, corre più veloce della palla. Quindi gli resta sotto al piede. Sabbi, perché non ci credi? Bella Sabbi, Karim. Karim. Sabbi, tiro! Golazzo! Del Venezia, 2 pari, no, era Barella! Non era Sabbi! E vamos, con 2 pari! Mamma mia che tiro, Barella! Ma che bello il filtrante! Bellissimo! Che è passato! Mi sembra, sì, Karim the Dream, mi sembra l'abbia fatto lui, rivediamo il colpo di testa di Sabbi, Karim the Dream,
aspetta, la mette dentro per Bare, e vabbè. Porca miseria, il palo dentro, Un eh. sinistro preciso, potente, tutte le caratteristiche per fare gol. Due pari, quattro gol a fine primo tempo, partita bellissima. E ora il vento sicuramente dalla nostra. Filtrante bellissimo, Reinier Mes di Misdi! miracolo. Ma come è passato Younes? E ti levi dalle palle! Partito bastoni, È niente. fallo! Sulla palla. E allora andiamo pure noi un po' più duri. Questi sembra stanno giocando al sangue agli occhi. Oh, è vero che sono Napoli. Ma siamo inizio campionato! Sono anche alti di classifica, però mamma mia come stanno a giocare. La mentalità che io del Napoli non ho mai visto. Spero che è una simulazione. Younes ancora. Tomori, ragazzi, oggi Tomori inguardabile. Nianzou ci mette una pezza. Tomori oggi veramente in grande difficoltà può andare Nianzou. È partito Tanguy, Come lo no! fermano? Mamma mia, cos'è? Cos'è sto Il Grand buco? Canyon! No, Fernandes, 3-2. Messi! Ma come ci apriamo, raga? La difesa 5. Sembravamo il Grand Canyon, guarda qua. La difesa 5, raga. Tra poco cambi perché siamo di nuovo sotto, ragazzi. Dopo averla rimontata con un sacco di fatica. Ma che palle. Dai, Busio! Cano! Bombalo! Tre pari! E 10 Ma minuti che alla fine! partita è? La partita Cambio! Ti pazza! prego, cambi! Mamma Stanno morendo i mia! In giocatori! realtà, dai, fisicamente non stanno troppo male, Bastoni, pure guarda là! Adeyemi. Dentro! Dentro! Chi butti Io dentro? metterei Correa, frate! Ci serve uno proprio rapido! E Secondo me un po' di poi. fisico in difesa, non lo so, a centrocampo, forse un Koke al posto di Barella per tenere più dietro, non lo Guarda, io ti so. metto Alaba qua. Alaba, sì. E a centrocampo. Frattesi, Frattesi, serve vuoi rapidità. leggerezza, spedità? Sì, Rapidità. no, Koke è lento. Koke è lento e siamo in una fase in cui chi ha lo Va strappo rapido può portarsi a casa la bene. partita. No! Va bene. No! Ramsey! Messi! Fischia, Fina, Vito fischia, fischia, Zeca. la fischia, la basta! Occasione Napoli almata. Dal cross. Non ci No! credo, Messi! Messi! Che cazzo ho preso? Madre! Ma ancora! Ancora loro, dovrebbe essere già finita. Dentro! Non ci credo! Ah, e Via! vattene negli E spalti! Di finisce! Un 3-3 folle, la partita più assurda FIFA! della carriera di quest'anno. Una delle. Ne ho viste altre, ne ho viste altre così. Mi ricordo robe tipo con la Lazio in Coppa Italia, una roba assurda. Però, No, ragazzi, ma stiamo scherzando, ragazzi, veramente. Meslier ci salva con un miracolo. Che non è normale. Che non è normale. Comunque ce l'hanno suonata di santa ragione. E niente, ci fermiamo da soli. Mentre l'Atalanta continua a essere la prima candidata per questo scudetto. Dai, giochiamo con la Francia. Vediamo di respirare anche un'aria diversa. Con un 11 speriamo di livello. Che bello però, eh. Tra l'altro senza Chiesa e senza Ma come hanno Zaniolo. giocato l'ultima partita che Andiamo hanno bene, fatto? andiamo bene qua. 15 prova bene questa formazione Sì, per l'esordio? portiamoci Romagnoli, secondo me, magari. Di Al posto di? No. Zaniolo che sta col rosso. Giustamente. Ok, no, io ti dico, vabbè, magari al posto di Mancini mi porto anche un terzino come Lazzari, molto Va rapido. bene. Ragazzi, vediamo l'Italia nel 2026 cosa è in grado di fare. Oh, c'è una gigantografia, tra l'altro siamo, penso, a quello che dovrebbe essere teoricamente lo stadio olimpico. L'Olimpico. Vabbè, stadio olimpico. Italia-Francia, qualificazioni, campionato europeo. Ragazzi, non si scherza oggi, eh. Non si scherza perché loro c'hanno Kimpembe, c'hanno Meslier. Ah, giusto. Giochiamo contro Ma ti Meslier. sembra normale come Che cosa? roba assurda. Però che bello, ragazzi. Che figata. Con chiaramente logo ufficiale. E vabbè, Maldini, perché mi sembra sia Maldini, c'ha il numero Sì. 3, c'ha il Sì, capello Maldini. lungo. Credo sia Certo, Maldini. zero punti è Vabbè, una brutta. partita, una partita. Cerchiamo di risollevare un po' le sorti di quest'Italia. Ci sono pure gli inni, ragazzi. Wow. Non so se riusciamo a sentirlo. Credo bassi. Che Andiamo a alzare il volume. spettacolo! Sì! Sì! Va sul fondo, la mette dentro Montanari. Montanari è forte, Raspadori, palla per Verratti. Può avanzare Marcolino. Dentro per Bare, niente da fare. Allora, Dagba! Non ci eh. Ah, credo. addirittura. Allora, quanti incontri, ragazzi. Che mind blowing questa partita. Palla per Mappe, ottima. Deve chiudere Calabria come può. Dentro la rete. Vabbè. 1-0, Donnarumma immobile. Vantaggio della Francia. Mappe, Forte sta Francia, stop, cross. Donnarumma non può fare niente, eh. No. frate. Non ci qualifichiamo perché proprio manco.
Vabbè, questi sono gli europei, non sono i mondiali, però insomma l'Italia che fa pena pure su FIFA, no, dai. Sembra il PSG ma potenziato. Dentro! Rischio, rischio, rischio! Non Rischio! 93 overall, dove? Madonna. 2-0. No, vabbè, dai. Non la Ma lo capisci prendo! perché io contro di te, contro il PSG non voglio Lo giocare? Cioè, te ne capisco. rendi conto? Cioè, guarda qua, potrebbe fare tutto da solo letteralmente, non avrebbe neanche bisogno di una squadra lui. Madonna, Mbappé 3-0, sicuro, fra sicuro. E Invece lo no, sbaglia! la La gufata. Però devo usare gufatona! le gufate. Su È Kylian l'unica Mbappé. soluzione. Esce qua che entra. Gesù Cristo, un Dombele. Fra! No! Dai, era fallo! Un utile, sfizio! Fra Barella ha dei ottimi piedi. Facciamoli tiri perché io ti dico che non stava Madonna, uscendo. guarda! Come caspita è uscita? Era Dio un cavolo di mio! Eurogol. Ma che ne Balotelli Pezzotto, mamma mia! È proprio Balotelli Un Pezzotto! Balotelli che ci ha creduto ancora di meno. Ma io non riesco a fermarlo, Non si può bravo. allontanare, no, vabbè, fra. E ora però si capisce un'altra cosa. Perché hanno preso Sono rosso due che non sbagliava? rossi. Berardi! Gol della bandiera. Dai, Bare? Raspa, Mbappé, fa pure raspa. difensore, fa Mbappé! Ma fa pure caffè a Latina! Quando è uscita! Dopo pure un caffè a matita. Eia! Proprio una delizia al limone, bravo! Ma Ma poi come cazzo no! fai? Ma come può? Ma guardali, ma guardali! Fra, questi qua c'hanno gli studi probabilistici nei piedi. C'hanno anche... No! Basta, che cazzo fai? Tra questi sono il Gatorade dell'Atalanta. Ecco come è finito il Gatorade dell'Atalanta. Torniamo tra l'altro sul luogo del delitto, frate. Vero. Stadio Olimpico. Stadio Olimpico, Porca sì, troia. l'uomo. Mamma mia. Sembra Lazio-Venezia. un déjà vu. Speriamo che la Lazio non sia la Francia. Non hanno sicuramente E Mbappé. questo è un bene. E vediamo un po'. C'hanno che si one-on-one loro. L'arbitro ovviamente scelta di No, Alfonso Tempa. no, no. Siamo in 12 oggi, ragazzi. Ma No, perché, no, la FIFA? Lazio sono in 12 perché Ragazzi, ma l'arbitro non io ho ci dovuto aiuta. cambiare le maglie perché loro volevano far giocare azzurrino bianco contro bianco. Cioè, ma che roba è? Abbo, cazzo! No, Rigore! beh. Rigore! No, No, no. calcio d'angolo! No, fratello, non ho parole! Cos'è ste Guarda, apri risate? guardaline, hanno detto facciamo anche noi l'outfit oggi. E Dai! che cavolo! Premialo! Premialo! Il nostro capitano! Lo so! Dagliela prima! Io vedo la persona lì e non me la fa selezionare, poi mi ricordo che è l'arbitro. Sciamu! Oh! Oh, è l'ultima Oh! linea! Sciamu! Ciun! Ciao! Sciamu! Domanda! Lui! Perché la linea era così alta? Cioè, pensavo c'erano altri 16 difensori dietro. Vediamo. Vabbè, qua è quando... È frattesi, qua è con una gran palla e Bella! poi si può andare a fare gol. Inaspettato. Bella per Sciomu. Quanto Lazio stiamo? col baricentro spostatissimo, 1-0. Mamma mia. Mi sembrava. Mi sa due gol per Sciomu questa stagione per ora. No, Sciomu, frate, è best giocatore, è un rendimento sempre più Sì. inspiegabile. Quando gioca fa sempre gol, Busio! Ancora una volta scoperti! Ade! Karim! Vai! Vai! Karim! Carimba! 2-0, non perdoniamo! Una Lazio Ok, dai, ci stiamo. scopertissima! Una Lazio troppo scoperta, che lascia troppi spazi, Infatti sì, poi qui... poi vabbè. Karim dribbling secco, 94 di velocità, lo secca e bomba! Bello. Sotto al 7, ho caricato il massimo, ma il giusto che bastasse per non buttarla poi fuori. 2 a 0. E dai, eh! E dai, Vedi? Che parata della Madonna! Shamu! Parata del portiere, finisce il primo tempo Ma che qua! partita! Che Venezia, che Porca episodio! miseria! Con tutto che... Cioè, col Napoli abbiamo pareggiato, con No, la Francia infatti abbiamo... sì. Ma che episodio? Che episodio sta uscendo Ma a fuori? parte la parata di Meslier, frate! Cioè, quello Madonna! non è una parata, poteva prendere con le manette, no, voglio fare karate Ma kid, infatti no, veramente. ragazzi, secondo rivedere, perché è veramente sorprendente. Qui Meglio di Donnarumma con a l'Italia. botta sicura, boom! Palla difficilissima. Ma chi Mamma sei? mia! Una parata comunque spettacolare, inizia il secondo tempo, doppio vantaggio, gestiamolo ragazzi. Barella dentro, No! Nianzou! Ci speriamo! Ne ha buttati giù due, hai visto, per saltare. È una roba Fantastico. incredibile. Busio! Dai che ce l'ho! Busio! Dai che ce l'ho! Golazo!
Buzzo! Voglio rivedere come l'ha impattata! Mamma mia! Ho però... detto Busio! Ma Shomu con quale piede gli ha messo una palla incredibile! Guarda là! E che sì, non ha potuto far niente! Un destro micidiale! Mamma mia! Una difficoltà nel colpire sta palla assurda! Guarda dove la teneva! Porca miseria! E poi col destro, bomba! A fil di palo, un 3-0 bugiardo, perché la Lazio ha giocato una grandissima partita. Noi ci crediamo. Noi abbiamo un sogno, vero? No! 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 Brother! Noi abbiamo un sogno! Ma si è realizzato! La gufata contraria! Esatto! Dopo quante stagioni? Non è la prima volta che lo fai. No, testa, però... Okay. Però poi era un sacco di tempo che c'era il meme di Enzo che non fa lungo di testa e lo segna. Il più semplice, devo dire, che tra quelli là che gli sono arrivati come pallone. Cioè, non ha fatto nessuna cosa straordinaria con il salto, ha fatto un saltino. Ancora una volta contro un Chessy che non è abbastanza. No. Battuto il portiere, 4-0. Risultato ancora più gonfiato, ancora più bugiardo. Ma goloso sicuramente, però. Vabbè. Pensare che dicevo 4-0 questo e poi perdiamo con l'Empoli, col PSV. Niente clean sheet, lo segna alla fine la Lazio. E quindi 4-1, peccato. Chiaramente peccato, perché una volta era fatto partita perfetta. Però insomma, forse anche meritato, considerando che hanno giocato molto bene. E stadio Do Dragao, Porto Venezia. Stadio è molto ufficiale. Bello, sì. Chiaramente ufficiale, molto bello. Fighissimo. Molto figo, Porto, squadra affascinante per la storia, per il fatto che... Ah, guarda, è vero, Football Club Do Porto. Club. Do Porto, no, molto Messi, bello. Ecco. Poi il fatto che abbiano vinto con la Champions da underdog. Comunque, si vede la qualità europea, eh. Cioè, si vede la qualità europea negli arbitri, soprattutto, che scelgono il rosso. Oh, la squadra è bianca e azzurra. Oh, è nera, gli arbitri sono rossi. È perfetto. The Champions! Andiamo, vai, via con l'inno. E vediamo di fare quantomeno un risultato utile. Hanno anche una cam diversa, un po' più lontana. Sì, forse è meglio per il gioco. Vai Cano, Ramiro, Karim the Dream! Ma quanto gli piace quell'angolino a destra? 1-0. Pazzesco. Applausi. Bella azione. Grandi ragazzi, bella azione. Ma devi sinistro è micidiale. Me la sono portata sul sinistro perché di destra sappiamo che è bravo, ma non è il suo piede. Grande gol di Karim. Cano lo serve. Il sinistro è semplicemente imprendibile. Del nostro numero 9. Non so se è il suo primo gol in Champions. Forse no. Forse ha già fatto un altro. Due. Terzo. Due gol in Champions League per Adeyemi. 1-0. Rosso. Mi sa rosso. Sì. Vediamo un po'. Sì. Addio. Esce Nianzu. Partita in 10. E questa è la prossima, questa è una perdita molto molto grave. Dentro! Sfumo! Anche che culo! Ma no! Dai! Almeno quel rosso sarebbe valso qualcosa! Il palo di ping pong dopo la parata del portiere. Ora non so se togliere il centrocampista e mettere il quinto difensore che manca. Secondo me sì, guarda come stiamo. Oh, dove vai? Ah! La risposta è evidente. Ti tolgo. Bare. E che cazzo. E tira ancora. E madonna. E rigore niente. E rigore. Ma no, perché ho caricato troppo. Perché carichi troppo è la mia domanda. Vagli. Cano. Centro. Free pong. E dai. Non tirare queste pere. Dovevi passarla là, eh. E l'ho provata a passarla lì. Ma è arrivata al posto sbagliato. Carin de Trimone, cano. Barellone. Cano. Sì! Ramiro! Il Balotellissium! Barellone freddo ovunque. Barellone ovunque. Però quella traversa, frate, mamma mia, che tristezza. Però è overpowered, cioè mamma mia. Sta veramente dovunque. Poi Cano ancora di destro, ancora a dimostrare che le 5 stelle piede debole servono. 2-1. E ora compito più complicato, tenere il punteggio. No, fermalo. Qua siamo io col Mbappé.
Madonna! Frate, questo ero io con Mbappé, l'ho vista subito. Ho detto che faccio uscire il portiere 2 metri avanti. Torna dietro. Torna dietro! Spazza! Spazza! Spazzala, Cristo! Che cazzo fai? Fondo, fondo! Io passo dietro, lui passa avanti, però tu stai fuori con la testa. Dietro è un attimo relativo. È finita! E battiamo il porto. E torniamo in corsa. E' quello là che ci aveva commentato Alessio, credo. Ma la Champions la vincete al 193%. Ma dove? Madonna che sono. Ma dove? Però vincerla in 10 però con un possesso palla, cioè dominando in casa del porto, è sicuramente bello, sì. Fa piacere. E ragazzi, mamma mia, che girone. Cioè, io non mi sarei mai aspettato. Cioè, no. Io mi sarei aspettato una classifica capovolta. Real Madrid, esatto. Magari Porto, PSV e poi Venezia. Però il Venezia 4. Ma il fatto è che siamo tutti 4-4-3. Cioè, siamo lì. Chiunque può essere primo, chiunque può essere ultimo. Allora, siamo al giro di boa. Siamo a metà girone. E direi che probabilità di passare il turno 25-25-25-25. Forse Real Madrid sulla carta sempre un po' più di probabilità. Perché chiaramente sono il Real Madrid. Però per il resto non si può dire assolutamente nulla. Io vorrei vedere anche le altre storie. Vabbè, qua okay. È quasi palese. Ok, la Atalanta ha difficoltà. Però è un girone molto aperto. Stiamo a Bucarest, mamma mia. Pazzesco, che ha vinto contro l'Atalanta. Sì. Inter City, Inter pazzesco. Barça ok. Qui il Chelsea deve cercare di passare. Borussia PSG, PSG molto in difficoltà. Borussia fenomenale. Qui siamo noi e poi c'è la Juve pure che fatica in un girone comunque di ferro, sì. Con Lipsia e Atletico. Ok, Milano l'anno scorso ebbe quel calo a fine stagione che sta continuando. Assolutamente riconfermato, dodicesimi, ma pure Lazio undicesima, Napoli nono, Fiorentina ottava, Roma settima. Diciamo che là davanti ci sono sempre le solite che sono Atalanta, cioè diciamo che in questa carriera le tre squadre, anzi le due squadre sono state Atalanta e Juve, sì. Qualche volta all'Inter in mezzo. Ora c'è l'Hellas, poi l'anno scorso chiaramente il Venezia con lo, sì, scudetto, ora c'è l'Hellas qua in mezzo a fare un po' di panico, sì. Però uno scudetto tutto sommato molto molto equilibrato. Ragazzi, l'episodio è finito, vediamo nel prossimo cosa andiamo a giocare. Andiamo a giocare proprio con l'Atalanta, ma prima anche una Salernitana molto simpatica, e poi Genoa, quindi full campionato. Però il mese di novembre, bro, due partite di Champions, che ci diranno essenzialmente se, sì, passeremo. L'Irlanda non sappiamo se la giocheremo, simuleremo e faremo sapere, ragazzi, attenti la prossima questo volta. Il girone sicuramente c'è da recuperare il gap con la Danimarca, sì, perché se ne abbiamo terzi, ragazzi, non si passa, nulla da fare. Ragazzi, noi speriamo che veramente questo video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like, iscrivetevi se ancora l'avete fatto e ci vediamo nel prossimo. Bella.